31 dicembre 2010 arriva il nuovo decreto flussi. Secondo il testo, in Italia dovrebbero entrare circa 98.000 nuovi stranieri e nel solo Veneto ne sarebbero previste circa 10.000 da sommare ai 400.000 regolari già presenti. In Friuli Venezia Giulia si parla invece di oltre 7.000 ingressi. Secondo Don Dino Pistolato, direttore della Caritas di Venezia, la situazione economica attuale, nella quale la ricerca e l'ottenimento del lavoro sono difficili per tutti in Italia, l'ingresso di 100.000 stranieri rischierebbe di appesantire una condizione già difficile, se non addirittura di aprire un conflitto etnico ed umano insieme. Insomma, per il sacerdote non ci sono più le condizioni per accogliere questa nuova ondata di stranieri. Pistolato parla di una guerra tra poveri ed è subito polemica. Chi lo taccia di razzismo, chi lo inserisce tra le fila della Lega. Al di là delle accuse del momento e dei rimpalli di responsabilità, andiamo a scoprire come se la cava il mondo della Caritas, che nel nord-est è la prima fonte di aiuto per immigrati e nuovi poveri. Allora vediamo fare un po' d'ordine dopo tanti giorni dove si è detto un po' di tutto e un po' troppo forse. La domanda che io ponevo di fronte a questo decreto flussi, qual era la ragione appunto dopo 3 anni di assenza? Qualcuno ha risposto che bisogna rispettare i patti bilaterali con i paesi, 12 paesi con i quali abbiamo accordi, ma non è sufficiente perché altrimenti dovevamo farlo anche negli anni precedenti. Che senso ha fare un decreto flussi in un momento nel quale la situazione è critica dal punto di vista economico? No, tutti stiamo attendendo l'uscita da questa crisi, qualche segnale dice che c'è di ripresa, ma tutti ci dicono che siamo ancora in una fase di perdita di posti di lavoro, non ancora di recupero di posti di lavoro. Allora la domanda è: dove stanno questi 100.000 nuovi persone straniere che devono essere accolte nel nostro paese? E citavo questo esempio: se io invito qualcuno a casa mia, poi quando è il momento di andare a letto non è che lo manda in garage a dormire, casomai se manca gli darò il mio posto. Se io invito 100.000 persone vuol dire che ho la consapevolezza di avere un posto, un luogo dignitoso nel rispetto alla persona per poterli accogliere. Oppure viceversa dico: evitiamo di parlare di decreti flussi se questo di fatto è una sanatoria rispetto a persone che sono già presenti nel nostro territorio. E onestamente, guardando i numeri, ho la sensazione che sia più questa seconda che non un decreto flussi in senso lato, per evitare di alimentare situazioni di conflitto dove abbiamo italiani che sono aumentati nelle richieste di aiuto di microcredito, di aiuto di servizi, di aiuto di borse spese e quant'altro. Degli stranieri che stanno sempre più mandando a casa le loro famiglie per ridurre i costi, dato che il lavoro è ridotto. Teniamo presente che le liste collocamento sono 95.000 gli stranieri che, in base alla normativa vigente, se dopo 6 mesi non troveranno lavoro saranno tutta gente irregolare presente nel nostro paese, e poi il cane che si morde la coda a sto punto di vista. Con gli stranieri, se noi non interveniamo come Caritas, che ci dicono: voi siete razzisti. Gli italiani, se non rispondiamo alle loro richieste, ci dicono: ma voi agli stranieri date tutto quello che vogliono, da mangiare, casa, soldi, eccetera. Allora, o ci rendiamo conto della situazione nella quale siamo e cominciamo a fare un'attenta riflessione di reale accoglienza, non di teorica accoglienza, di reale accoglienza, di reale rispetto della dignità della persona, o molto probabilmente noi alimenteremo conflitti che poi sarà il conflitto tra poveri. Già in qualche misura noi vediamo le tensioni presso le mense, presso i dormitori, quando non ci sono sufficienti posti per dormire e via dicendo. Verosimilmente il decreto flussi riguarderà persone che sono già sul territorio, per cui a livello di incidenza non è perché apro le porte con un decreto flussi che arriveranno più persone, semplicemente... Quindi secondo te si tratta di una sanatoria, probabilmente? E se vogliamo chiamarla così, probabilmente è una sanatoria. Ma lo è sempre stata, cioè nel senso, le metodologie, ci si lamentava delle code degli stranieri, presenti per la regolarizzazione, per la consegna dei kit, ed erano stranieri che erano già qui, per cui l'effetto non sarà di un incremento di numeri, o comunque questi numeri incrementano a prescindere o meno dal fatto che si decida di aprire un decreto flussi oppure no. Quali possono essere poi
Gli effetti su questo c'è anche la possibilità di prevedere il futuro, che non è che sia così scontato e così semplice, però non credo, comunque su questo territorio, visto anche i trend economici attuali, non credo che tutto sommato ci sarà un'incidenza, una problematica superiore rispetto a quella che già stiamo affrontando in questo momento. Qual è il livello di disoccupazione? Dunque, gli ultimi dati a livello di provincia di Pordenone, stiamo parlando del terzo trimestre 2009, eravamo assestati a un 5,2. Diciamo che gli indicatori non sono poi negativi, nel senso che se pensiamo che da gennaio ad agosto 2009 il saldo tra fuoriusciti e dal mercato del lavoro e nuove assunzioni era di meno 4.000. Nello stesso periodo del 2010 siamo a più 600. Allora, siamo distanti dal recuperare quanto, però i trend insomma sembrano abbastanza positivi. E il problema, al di là del tasso di disoccupazione o meno, è la tipologia di lavoro che viene offerto e che viene garantito, laddove per esempio gli stranieri ormai sono situazioni familiari abbastanza consolidate e quindi che non si possono più accontentare del lavoro spot, e del lavoro a termine, dei contratti, ma hanno bisogno di una certa stabilità che solo contratti di lavoro a medio e lungo termine possono in qualche modo garantire. Da quanto tempo sei qua in Italia? Quasi 4 anni. Da dove vieni? Vengo da Ghana. Quando sei arrivato, che cosa ti aspettavi? Qui in Italia, vuoi una nuova vita, lavoro, vuoi vivere qui bene. Perché sei andato via dal tuo paese? Perché lì noi siamo un po' in difficoltà, così ho venuto qui per cercare un'altra vita. Sono giù a Napoli, di là facevi lavoro un po', lavoro nero lì. E poi? E poi aveva un permesso per lavoro, venuto qui sul nord per cercare lavoro. E hai trovato? Oh sì, adesso ho trovato. Però ringraziamo questi Caritas perché hanno aiutato noi tanti, hanno pagato quasi 5 mesi di affitto per noi, aiutato a noi anche di altre cose, che ringraziamo molto a questa Caritas perché ha aiutato. Se non ci fosse stata la Caritas, come avresti fatto? È difficile. Decreto flussi. Adesso con questo nuovo decreto, con questa nuova legge, in Italia probabilmente entreranno molti immigrati. Che cos'è questo per voi che abitate già qua da tanti anni, un bene o un male? Secondo me malissimi, perché quel che c'è dentro non trovi lavoro. Adesso sai quanti immigrati che ha toccato la permesso di soggiorno questura di Pordenone? Quasi metà immigrati permesso di soggiorno e c'è la questura che loro non vuoi da perché hanno non c'è lavoro, perché quelli che c'è dentro soffrono. Secondo me devi pensare come si aiutano noi che c'è dentro, prima pensare altri che c'è giù. Ha capito questa cosa? Noi che c'è dentro, noi soffrono, soffrenissimi. Quel crisi, c'è uno che morire di fame, sta a casa con famiglia, la proprietà ha mandato loro via, loro domi, stazioni, hanno morire di freddo. C'è altri che morire di fame.
Perché voi mandateli dentro. Caritas dal 2009 ha preso coscienza della crisi e ha deciso di intervenire anche in maniera massiccia, proprio per un po' la drammaticità che la crisi economica ha avuto nella nostra diocesi, nella nostra provincia in particolare. Su questo dobbiamo anche far notare la sensibilità del Vescovo, che ha proprio invitato i parroci a rinunciare a una mensilità del loro salario per metterla a servizio di chi è stato colpito dalla crisi economica, e poi ha esteso successivamente l'appello anche ai lavoratori che hanno la fortuna di avere un posto di lavoro fisso. Quindi la Caritas sì, ha deciso di intervenire e di dare un segno alle persone colpite e alle comunità locali, sempre mantenendo vivo il rapporto con il volontariato e quindi cercando comunque di far attivare prima di tutto gli stessi membri della comunità, cioè di richiamare la solidarietà tra comunità. Quindi non si tratta di solo erogare dei soldi in favore delle persone colpite dalla crisi, ma anche di far sentire di avere qualcuno vicino che si occupa dei loro problemi. Come dicevo, questa crisi è iniziata soprattutto da quello che abbiamo potuto cogliere noi qui in Caritas a fine 2008, e quando verso aprile 2009 abbiamo iniziato ad avere le prime richieste, ci siamo resi conto appunto che c'era chi aveva la fortuna di avere gli ammortizzatori sociali, quindi pensiamo alla disoccupazione, cassa integrazione, e chi invece già si trovava immediatamente ad aver perso ogni risorsa. E purtroppo l'aspetto più diciamo più rilevante forse è quello della famiglia, nel senso che nei nuclei composti da più figli, dove c'era solo un lavoro ed è stato perso quel lavoro lì, chiaramente la ricaduta è stata molto più drammatica, e soprattutto per i cittadini extracomunitari non erano stati previste grandi forme di intervento sociale. E questa è anche una delle ragioni per cui noi come Caritas ci siamo trovati soprattutto a rispondere agli immigrati piuttosto che agli italiani. Nel senso che spesso, anche se abbiamo aiutato anche molti italiani, c'è da dire, però spesso l'italiano aveva il servizio sociale più vicino, erano previsti più interventi di welfare, e oltre ad avere anche una rete alle spalle più forte, nel senso che insomma la gran parte degli italiani hanno comunque una famiglia o degli amici magari insomma a cui si possono appoggiare, non sempre per i cittadini extracomunitari e così. Fino ad oggi, tra 2009 e 2010, sono stati spesi impegnati 306.000 euro circa. E i soldi sono stati spesi soprattutto per le spese di primissima necessità, per cui sono andati proprio a sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette, cioè non siamo riusciti neanche o comunque ad aiutare pochissime famiglie negli affitti, perché l'affitto è già una spesa che per noi passa in secondo piano, nel senso che ci siamo trovati ad affrontare proprio persone senza neanche la corrente elettrica, senza il riscaldamento, con magari dei bambini piccoli. E pensiamo ai numeri, sono nel 2009 143 persone aiutate con lo strumento del fondo, e nel 2010 se ne sono aggiunti altri 144, oltre a quelli tornati dal 2009. Quindi quello che noi riusciamo a fare è un piccolo segno di solidarietà. Non abbiamo nessuna pretesa di sostituirci al sistema di welfare, anzi piuttosto di sollecitare una presa di posizione anche da parte della società, della politica, nello stare accanto ai più poveri, oltre ovviamente insomma che impegnarci in prima persona e fare un gesto di testimonianza. Però sicuramente a volte ci si sente un po' impotenti. Io penso, non so, come operatrice senti comunque di essere riuscita a risolvere qualcosa, cioè almeno di aver dato un po' di speranza. Penso che questo segno sia molto chiaro, che comunque anche pagare una bolletta di 300 euro del riscaldamento sia un segno forte che tu dai alla famiglia. Però ci rendiamo conto che dopo 3 mesi la persona ritorna, spesso non ha risolto il suo problema,
E non è una questione di assistenzialismo, nel senso che sicuramente ci sono anche le persone che poi non si muovono, si abituano, ma spesso c'è proprio una difficoltà oggettiva ad uscire dalla situazione di crisi e l'intervento che facciamo non è risolutivo e sicuramente da solo non basta. Se già la crisi ha creato disoccupazione, dall'altra parte ha anche fatto sì, il sistema normativo di welfare ha fatto sì che venissero esclusi dall'accessibilità a determinati contributi e di conseguenza uno scarico sul privato sociale, perché stiamo parlando di famiglie magari integrate qui da un bel po' di tempo. Abbiamo registrato anche tassi di ritorno di famiglie, di persone dopo 6 anni che erano state la prima volta al centro d'ascolto, si erano integrate e con la crisi sono dovute ritornare e non erano più il singolo, era il singolo più la famiglia che era stata portata qui, più i figli che erano nati qui o che erano arrivati. Quindi ha significato uno sforzo e un impiego di risorse notevoli che hanno riguardato gli stranieri, che hanno riguardato gli italiani, ma in particolar modo gli stranieri perché tagliati da tutta un'altra serie di servizi forniti dal welfare. Quanto pesa di meno il sociale sulle spalle dei privati? Ma oggi io direi, anche qui tante volte lo dico con una battuta, chiudiamo per un paio di giorni i nostri servizi e vediamo che cosa capita, per far capire che in qualche modo se le mensi, i dormitori, i centri di ascolto, di pronta accoglienza, dicendo, si chiudessero per 48 ore, non dico per 48 giorni, ma per 48 giorni, per 48 ore vedremmo una situazione caotica che si verrebbe a così di donne con bambini che starebbero per la strada, persone che si troverebbero non sfamate e via dicendo. Per dire questo, che io tutto sommato vivo in una città dove ancora si investe molto sulle politiche sociali, molte altre realtà questo non l'hanno, ma anche in una città come la nostra, se il privato chiudesse la cosa diventerebbe fortemente drammatica. E qui ci sarebbe da fare una riflessione. Alle volte si cita il modello tedesco. In Germania si sa che i servizi sociali sono in modo particolare affidati al privato, tanto è vero che la Caritas tedesca è una delle grosse realtà che opera, perché hanno la parte dello Stato, una parte delle tasse che raccolgono. Però l'Italia non è questo metodo, l'Italia è un metodo che parte dal basso, cioè noi operiamo in forza dell'obolo della vedova che ci offre dei piccoli spiccioli che ci vengono dati, dopo per carità c'è anche la parte dell'8 per mille e via dicendo, ma che anche questo si sta sempre restringendo. Ora questo sta diventando estremamente gravoso. Se io penso a una realtà come la nostra e tutti i servizi che noi abbiamo, dico, mi rendo conto che ogni anno che si parte mi domando dove ritroverò le risorse per poter garantire anche quest'anno i servizi delle mense, i servizi delle docce, i servizi del dormitorio, i servizi delle borse spese e quant'altro. Ecco, credo che, ripeto, stiamo andando verso un momento estremamente critico. Si è cercato, anche da un punto di vista normativo, di mettere insieme sulla gestione del sociale, di mettere insieme il pubblico e il cosiddetto privato sociale, associazioni di volontariato, organismi non profit, cooperative sociali e così via, proprio per leggere e per dare risposte insieme. Quello che la crisi ha fatto con una frenata sui contributi pubblici, che almeno mi pare di poter dire nella regione Friuli Venezia Giulia, non è che non siano stati stanziati, solo che sono stati garantiti agli stessi livelli degli anni prima, a fronte di una domanda che cresceva. E il fatto di trovarsi in questa situazione di acqua alla gola ha costretto in qualche modo il pubblico a porsi in modo molto più dialogante. E non che prima non si dialogasse, ma proprio come dire, la modalità
con la quale ci si rapporta, che diventa molto più di coprogettazione. Ha aumentato anche il senso di responsabilità del privato, probabilmente. Questo per quanto riguarda le modalità di relazione tra pubblico e privato. È ovvio che il privato riesce a stare molto più sull'emergenza, a spostarsi molto più velocemente, per cui percepisce anche prima determinati problemi che nascono dal territorio. E su questo credo che tutte, io posso parlare per le realtà cattoliche chiaramente, che sono quelle che conosco meglio, si siano dati una mossa, mettendo a disposizione risorse aggiuntive per fronteggiare la crisi, dal Fondo Diocesano di Solidarietà, ma la stessa realtà come la San Vincenzo de Paoli, per esempio, che si è trovata a erogare nel corso del 2010, se non ricordo male, intorno alle 7.000 borse spesa, 7.000 interventi. Questo significa, tutta una serie di interventi di welfare che sono fuori sacco rispetto a quanto il pubblico spende. C'è un'altra cosa che riguarda il pubblico, che è il fatto che ci si è concentrati molto sull'aspetto lavorativo, sacrificando tutta quella parte di sociale, per cui magari risorse in Friuli sono state messe, ma sono state messe su ammortizzatori in deroga, cassa integrazione in deroga e così via. Occuparsi però di sociale non significa soltanto occuparsi della problematica del lavoro, che è importante in questo momento, ma anche di tutta quella serie di relazioni che ci stanno dietro e che stanno dietro le persone. Beh, Triveneto è una situazione articolata, noi dobbiamo tener presente, anche questa è una cosa che sto dicendo da anni, che il maggior numero di flusso di stranieri non avviene attraverso Otranto o il Mediterraneo, avviene attraverso terra. No? E noi quindi abbiamo dalla zona di Trieste, Gorizia, tutta realtà nelle quali sono sempre sotto pressione rispetto a quel flusso migratorio che passa via terra. Certamente alle volte di passaggio, però anche una prima accoglienza, perché ci sono dei bisogni anche fondamentali da parte delle persone, penso a diocesi di Trieste, penso a diocesi di Gorizia, ma Friuli, se prendo anche come regione, certamente è una realtà che è sotto pressione, che certamente è diversa rispetto al Trentino Alto Adige, molto probabilmente, dove anche lì c'è un certo tipo di presenza, straniera. Anche lì, per esempio, si è fatta un'ottima politica nell'attenzione nei confronti dei sinti, dei rom, ma è una realtà più ragionata, ecco, diciamo, rispetto invece a un Friuli che è sotto pressione perché la gente arriva fisicamente, lì parca, no? Quella che una volta era la fatidica frontiera con l'est europeo, che oggi in qualche maniera diventa la frontiera sull'Europa e forse anche sul mondo. Direttore, immigrati qui a Gorizia, qual è la percentuale, quanti sono? Beh, nella provincia siamo sul 6%, un po' una media abbastanza, c'è una grossa percentuale però a Monfalcone, i dati di cantiere di Monfalcone sono un forte gruppo di immigrati dal Bangladesh che lavorano nei cantieri del Monfalconese, oltre ad altre provenienze, ma la maggioranza sono dal Bangladesh. Sì, gli immigrati sono un po', rispecchia un po' l'andamento nazionale. Ecco. Noi in più abbiamo, avendo qui sul territorio della diocesi un CARA, centro accoglienza richiedenti asilo, e un CIE, a Gradisca di Sonzo, quello che veniva chiamato il CPT, ecco, ci sono queste due realtà, per cui questo ha anche delle ripercussioni sul territorio. Difatti noi ci siamo trovati in grandissima difficoltà 2 anni fa di questi tempi, cioè dicembre-gennaio, quando sono cambiati un po' i regolamenti eccetera, oppure sono stati applicati in maniera più rigida, per cui dopo 6 mesi di permanenza nel CARA, che è questo centro per i richiedenti asilo da cui provengono da tutta Italia, vengono inseriti in questa struttura,
Ecco, noi ci siamo trovati in grossa difficoltà perché dopo 6 mesi coloro che sono accolti in questa struttura vengono allontanati e venivano allontanati in massa, cioè vuol dire 20, anche 25 persone di sera, eccetera, messe fuori dalla porta senza nessuna risorsa. E dove vengono alla Caritas, per cui ci siamo trovati ad essere veramente c'è stato un afflusso che siamo riusciti a contenere con grandissima difficoltà ad accogliere queste persone. Dobbiamo dire che non abbiamo mandato via nessuno, però per fare un esempio, noi avevamo una struttura per accogliere 40 persone, siamo arrivati a accogliere neanche 160. Settore immigrazione, quali numeri? Ma allora, dobbiamo distinguere due tipi di numerazione e di conteggio, perché abbiamo da una parte i numeri ufficiali, quindi le persone residenti che risiedono nel territorio e quindi i conteggi degli uffici anagrafi e i conteggi dell'Istat. Per quanto riguarda questo, a livello regionale siamo più o meno sulle 100.000 unità e a livello provinciale, come provincia di Trieste, che è lo specifico che più ci interessa, più o meno su 17.000 unità, che vuol dire circa il 7-7,5% rispetto alla popolazione autoctona. Chi si rivolge principalmente ai servizi della Caritas, immigrati o italiani? Ecco, qui subentriamo su altre fonti di informazione, altre fonti statistiche. Chi si rivolge ai servizi Caritas non per forza è un cittadino residente, quindi non è detto che rientri nei numeri di quelle che sono le statistiche ufficiali. Si rivolgono sia a cittadini italiani sia a cittadini residenti. Per la conformazione geografica e per la storia di questo territorio, nella Caritas di Trieste storicamente si sono sempre presentati per la maggior parte cittadini italiani. Questa è una cosa un po' atipica rispetto ad altri territori della regione, quindi dell'entroterra. Nell'ultimo anno invece vediamo che c'è un'impennata della presenza anche di cittadini stranieri, quindi ci sono più richieste principalmente di servizi a bassa soglia, quindi di erogazione di beni primari, erogazione di servizi base che sono la mensa, che sono il refettorio, che sono il servizio docce, quindi servizi veramente che indicano un estremo bisogno, un'estrema necessità. Tuttavia rimangono in alcuni servizi, chiaramente ci sono alcuni servizi che sono specifici e dedicati allo straniero, come i punti informazione per cittadini stranieri o come la casa d'accoglienza che è per rifugiati. Evidentemente qui abbiamo il 100% di presenza straniera. Nei servizi misti come il centro d'ascolto, il refettorio, abbiamo delle percentuali che si aggirano sul 60-70% di presenza straniera e il resto presenza di cittadini italiani, per cui comunque c'è una presenza, una continua richiesta anche dei cittadini italiani, cioè le dinamiche di povertà, soprattutto per chi è presente nel territorio da tanto tempo, sono molto simili. Cioè tra il cittadino italiano e il cittadino straniero, la perdita del lavoro ti fa cadere in alcune dinamiche di povertà che sono simili, per cui diverso è il discorso per il cittadino straniero di passaggio, perché siamo una realtà, un territorio di confine, quindi di transito, quindi tutta una serie di persone straniere che noi assistiamo, abbiamo assistito negli anni, transitano poi verso le metropoli o verso altri paesi d'Europa. Queste sono prime informazioni, sono prime necessità, prime bisogni, poi le persone autonomamente si riscattano e evolvono verso altre situazioni. Il problema è invece della cronicità di chi è presente sul territorio e a un certo punto nelle dinamiche di questa crisi che coinvolge tutti, non fa distinzione, si ritrovano maggiormente colpiti anche loro. Secondo me non si può ridurre tutta una battuta, certo, non, le necessità sono tante e dobbiamo domandarci come mai delle persone scappino dai loro paesi per venire da noi e siano disposti anche a vivere in una situazione di clandestinità per poter avere qualche possibile futuro di vita. Quindi ridurre tutto a una norma, a una legge, mi pare troppo esemplificativo. È più necessario invece affrontare come Caritas e domandarci e essere di stimolo per le nostre chiese, perché impariamo a condividere quanto abbiamo. Ma il problema dell'impossibilità proprio di sostenere queste persone anche come Caritas esiste oppure no anche qua? Beh, la Caritas ha il compito di sensibilizzare la comunità, non solo cristiana, a farsi carico di chi si trova in una situazione di povertà. Il sostegno può essere nei loro paesi, ma anche nelle nostre città, e quindi dobbiamo in qualche maniera dare una risposta a chi viene a bussare alla nostra porta, perché
La memoria che ci invita a fare Dio è sempre la stessa. Ricordati che eri straniero. Siamo stati noi stranieri, siamo noi oggi che dobbiamo accogliere chi viene da straniero a bussare alla nostra porta. Trieste, città di confine, in questo senso forse ancora maggiormente proiettata rispetto a tante altre città verso l'immigrato. Allora, in passato era città di confine. Ormai il confine vero si è spostato più a est con la nuova struttura della Comunità Europea. È vero una cosa che quando Trieste nella storia si è dimostrata aperta verso chi arrivava da un'altra terra, Trieste si è espansa ed è diventata una città bella, aperta. Nel momento stesso in cui si è chiusa, è diventata una città che tende a invecchiare, una città che non riesce più a restare al ritmo con i tempi, esce un po' fuori dal suo contesto storico. La questione lavoro a Trieste, com'è sentita? C'è lavoro o non c'è? A Trieste non c'è lavoro, quindi è anche vero che gli stranieri che passano sono appunto di passaggio, perché sanno benissimo che qua non c'è la possibilità. È vero dall'altra parte che chi viene a bussare alla nostra porta viene perché sa che almeno noi come Caritas Triestina diamo una disponibilità e un'accoglienza che viene riconosciuta da tantissime persone ed è conosciuta appunto tra questi che vengono a chiedere aiuto e sostegno.